alle case popolari, piano di vendita da 50 milioni di euro approvato oggi dalla Giunta. Il comandante Paolocci scrive una lettera di richiamo ai vigili, vista la scarsa partecipazione al brindisi natalizio, il PD dice è un segnale inequivocabile. Esce di strada e si ribalta in un vigneto, incidente a Bovolenta la scorsa notte, è grave un 33enne che tornava dalla cena aziendale. Natale amaro per le operaie licenziate dalla ditta NEC, continuano il presidio, oggi a portare loro un sorriso è arrivato anche Babbo Natale. Sorpresa per i piccoli pazienti dell'ospedale di Schiavonia, i babbi pompieri hanno portato anche per loro dei regali. Natale è tempo di auguri, ironici quelli mandati dal sindaco di San Giorgio in Bosco che per raccontare la crisi disegna un Babbo Natale in mutante. Pesce, carne e le verdure di stagione, i piatti della tradizione, sono scelti dai padovani per le grandi abbuffate natalizie. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Nella giornata della vigilia di Natale, giunta a Palazzo Moroni, previsto un piano vendita delle case popolari. Mettiamo in vendita parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, circa 500 alloggi sui 1690 che abbiamo. Solo ieri il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato l'intenzione di dare avvio ad un piano straordinario di alienazioni di immobili regionali. Oggi tocca al comune di Padova che per fare cassa mette in vendita le case popolari. Oltre 500 tra case e appartamenti per un valore di 50 milioni di euro. L'amministrazione punta ad incassarne almeno 15. Palazzo Moroni si aspetta infatti una risposta positiva dal 30% degli attuali inquilini. Con questo intervento anzitutto vogliamo sistemare gli abitanti del comune, quindi avranno un'abitazione stabile e non più in affitto. In secondo luogo possiamo liberare alcuni alloggi in edifici per creare un programma di rigenerazione urbana e in terzo luogo ovviamente serve anche per finanziare parte degli interventi di opere pubbliche. La delibera è stata approvata oggi nel corso della riunione fiume della giunta Bitonci. Avranno diritto di prelazione le persone che vivono già all'interno dell'appartamento messo in vendita e il prezzo sarà di favore, ridotto del 20% rispetto al valore di mercato. Se invece non accetteranno di acquistare l'alloggio, che cosa succederà? Succederà che questi alloggi andranno a libero mercato e comunque gli attuali occupanti non perderanno il loro alloggio perché noi li trasferiremo in altri alloggi del comune, quelli che attualmente sono sfitti. Saranno messe in vendita case popolari nei quartieri Mortise, Arcella e Ponte Vigo d'Arzare, oltre a quelle fuori comune. Pochi i vigili di Padova presenti alla brindisi natalizio, così il comandante Paolocci ha scritto una lettera di richiamo sul caso. Interviene il PD. Un panettone dal sapore amaro e un sorso di prosecco andato di traverso. Il brindisi natalizio del Corpo di Polizia Municipale con sindaco e assessore alla sicurezza non è andato come sperava il comandante Paolocci. Alla festicciola tradizionale per lo scambio di auguri si sono presentati in pochi, forse impegnati dai turni o polemica diserzione. Non è dato sapersi. Le assenze più o meno ingiustificate degli agenti hanno fatto arrabbiare il comandante, che così ha inviato una lettera a tutto il Corpo di Polizia locale. Scrivo per esprimere il mio profondo rammarico e forte disappunto riguardo alla modesta presenza della personale nel consueto incontro con sindaco e assessore per lo scambio di auguri natalizi, evento peraltro da tempo previsto e a tutti comunicato con congruo anticipo, scrive Paolocci. La dimostrazione che c'è qualcosa che non va e non funziona, tuona il PD. Penso che i problemi della città siano altri che non l'assenza volontaria di alcuni vigili agli auguri del sindaco e dell'assessore. Certo, la stima e la fiducia non si conquista per decreto, come dire, e quindi penso che ci sia molto su cui riflettere. Anche i toni intimidatori che ho letto nella lettera rispetto a un fatto del tutto personale mi sono sembrati eccessivi e la dicono lunga sul rapporto fra amministrazione e corpo di polizia municipale. E siamo alla cronaca, grave incidente stradale ieri sera a Bovolenta, lungo la provinciale che collega il comune con Terrassa Padovana. Un 33enne di Battaglia Terme ha perso il controllo della sua Peugeot ed è uscito di strada dopo aver colpito un piccolo muretto vicino ad un'abitazione e volato in mezzo ad un vigneto. L'intervento dei vigili del fuoco e dei medici del 118 che hanno portato il ragazzo in ospedale. Stava tornando da una cena aziendale natalizia con
i colleghi di lavoro. Ed è morta la scorsa notte la presidente della Corte d'Appello di Brescia ed ex presidente del Tribunale dei Minori di Venezia, Graziana Campanato. È morta all'ospedale di Padova, il magistrato da tempo malato aveva lavorato fino all'ultimo giorno prima di andare in pensione. I funerali si terranno a Padova, molto probabilmente martedì 29 dicembre, nella parrocchia della Santa Maria dei Servi in centro, in via Roma. Natale amaro, continua la protesta per le operaie della NEC di Monselice. Oggi per i figli delle lavoratrici è arrivato Babbo Natale. È un Natale difficile per voi? Sì, molto difficile, però facciamo questa cosa qua per i nostri figli intanto, però per noi è una tragedia, veramente una disgrazia. Un Natale amaro, un Natale di protesta, quello delle lavoratrici della NEC di Monselice in sciopero da 15 giorni per la rescissione del contratto sociale che le legava alla libera cooperativa di Occhiobello che lavora per NEC. Passeranno il Natale davanti alla fabbrica sfidando il freddo e la stanchezza. A casa mia, per esempio, ho tre figli e mio marito a casa a lavorare, intanto lavoro solo io. E per tutti, anche per gli altri, sono stessa situazione. Come fate ad andare avanti? Non possiamo andare avanti, qua abbiamo deciso tutti di o viviamo o moriamo di qua. La preoccupazione di queste donne è palpabile, il momento è difficile, la soluzione è ancora lontana, ma oggi è la vigilia di Natale e qualcuno ha pensato ai figli di queste lavoratrici in protesta. C'è chi porta dei colori, chi invece i libri delle fiabe. Ci pareva anche ovvio fare qualcosa per questi bambini che probabilmente passeranno la notte di Natale qui mentre noi saremo tranquilli nelle nostre case. Abbiamo voluto condividere la nostra vigilia di Natale con loro. E poi l'arrivo di Babbo Natale con tanti regali per i bambini. Un regalino anche per te. Ecco qua. Grazie. Prego, prego, ciao. Sul fronte sindacale come siamo messi? Ci sono novità? La nostra linea fin dall'inizio, quando abbiamo sentito la notizia dei licenziamenti, è quella di prima di parlare di qualsiasi altra cosa, prima la revoca di tutti i licenziamenti e dopo noi siamo disponibili ad andare a confrontarsi con la cooperativa anche in prefettura su qualsiasi altro aspetto. Un altro Babbo Natale ha rallegrato l'atmosfera all'ospedale di Schiavonia di Est. L'atmosfera è diventata festosa grazie al Babbo Natale pompiere che, saltando da una camera all'altra del reparto di pediatria e materna infantile insieme ai veri vigili del fuoco del distaccamento di Est, ha fatto visita ai piccoli ospiti. Sono stati distribuiti dolciumi e piccole sorprese per la gioia dei tanti piccoli pazienti dell'ospedale di Schiavonia. Queste sono giornate di grandi abbuffate, quindi scopriamo cosa portano nelle tavole i padovani. Ho fatto la lingua, tacchino e dopo arrosto ho fatto delle altre cose, là, il filetto di maiale. Insomma, piatti della tradizione veneta. Sì, piatti della tradizione, ma sono buonissimi. Per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, a tavola vince la tradizione. I padovani riscoprono i piatti e i sapori della tipica cucina casalinga, verdura di stagione accompagnata dalla carne o dal pesce. Adesso ho comprato un po' di frutta, iniziamo dalla frutta, un po' di frutta e poi a Natale facciamo il cotechino in crosta, l'insalata russa e la pasta al forno. E i filetti di maiale col contorno. Natale, pesce. Io sono vegetariano, pertanto mangio verdure, niente tacchino, niente queste cose qua, solo verdure, grazie. Girando per i banchi di frutta e verdura di Piazza delle Erbe affollati in queste ultime ore di shopping pre-natalizio, scopriamo i prodotti scelti dai padovani. A Natale, dopo i sacrifici di tutto l'anno, non si rinunciano alle grandi abbuffate con i familiari. A farla da padrone ci sono i cardi. Ho preso dei cardi e adesso sto prendendo del prezzemolo perché questa sera si fa pesce. I cardi vanno messi in tegame con aglio, olio e prezzemolo, coperti di latte e vanno prima lessati un pochino. La solidarietà di Rete Veneta non si ferma neanche a Natale, siamo stati al Banco Solidale di Mirella Tuzzato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta e grandi telespettatori. Queste sono le altre buste che giovedì non sono riuscita ad aprire e che oggi facciamo vedere con i ringraziamenti. Sono arrivati euro 300, anonimo,
poi Anna e Vittoria, 20 euro, Elda, grazie Elda, 50 euro, Rosa, 500 euro, grazie Rosa, grazie di cuore. Sono cose commoventi veramente. Vorrei ringraziare la ditta Zaghis, in particolare la famiglia Zaghis, che anche quest'anno ci ha regalato i panettoni, ma non solo il panettone, sono arrivate anche le bottiglie di vino, guardate. Sentite? Ecco qua, la bottega del vino di Bassano, anche quest'anno, perciò sia il panettone che la bottiglia di vino, proprio c'è di tutto. E poi l'abbiamo integrata anche con le nostre cose che avevamo raccolto. Perciò abbiamo anche l'igiene intimo, l'igiene per la casa. Poi abbiamo i surgelati dell'Idea Quick, che ringrazio tantissimo anche Idea Quick. Ringrazio Asolo Food per i buonissimi dolci che ci mandano sempre, tantissimi. Per i più piccoli, poi, sono stati consegnati i regali arrivati da tutto il Triveneto. Un Babbo Natale solidale al Banco di Rete Veneta, per portare un sorriso alle famiglie che non possono permettersi un regalo. Penso che meglio di così non si può finire l'anno. Grazie di cuore, grande famiglia di Rete Veneta, grazie tanto da Mirella. Babbo Natale in mutande con un sacco vuoto è il singolare biglietto di auguri fatto affiggere dal sindaco di San Giorgio in Bosco, Renato Miatello, sulla bacheca degli annunci del comune. In bella vista tra eventi e incontri spicca il volantino con gli auguri dell'amministrazione in questo magro Natale, dove nemmeno il re dei bambini, ridotto all'osso, ha un briciolo di dono da portare per le feste. Non gli rimane nulla, visto che lo Stato gli ha tolto tutto, persino i pantaloni. Questo è il messaggio che ha voluto lanciare il sindaco di San Giorgio in Bosco. E ora vediamo che tempo farà a Natale. Nessuna novità dal punto di vista meteorologico per questo Natale, avremo ancora tempo stabile, cielo in prevalenza sereno, un sereno però guastato da della nebbia che si formerà e coprirà in parte il cielo. Le temperature al di sopra della media, 4, 5, 6 gradi le minime, 7, 8, anche 9 gradi le massime. Non mi resta che augurare buon Natale a tutti. Questa sera alle 21.05 il film La Dea Perduta con Ursula Andersen. Domani invece alle 10 andrà in onda dal santuario di Motta di Livenza la Santa Messa di Natale. E vi lasciamo in questa serata della vigilia con le bellissime immagini della presepe della piccola Emma Rampazzo di Mestrino. Buona serata, arrivederci. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it.